che vedere. Ma ci picchiava anche per altri motivi. Anche quando non si voleva andare a letto con lui. Ho detto tutta la verità. Sono innocente. Non ho fatto questo male. Questa è la verità. Questa è la verità. Io sono innocente come il Dio sulla croce. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò. Da film. Sembra un incidente. La macchina è una Fiat 127. È scivolata a marcia indietro sul lato della strada e le ruote posteriori sono bloccate da una cunetta. La situazione era assurda perché la strada è una strada abbastanza larga che collega due paesi, Montespertoli e Poppiano, e la macchina delle vittime era parcheggiata su una piazzola a due metri dalla strada, quindi era un fatto incredibile come posto. Dall'abitacolo arriva un gemito, quasi un sussurro. Dentro ci sono due persone giovanissime, un ragazzo e una ragazza. C'è sangue dappertutto. Ma non è stato un incidente automobilistico. Sui corpi dei due giovani ci sono i fori di 7 colpi di pistola. Antonella Migliorini, 19 anni, è stata uccisa con 3 pallottole alla testa. Il fidanzato della ragazza, il 22enne Paolo Mainardi, è lacerato da 4 colpi, alle spalle, dietro l'orecchio e alla testa. Antonella e Paolo se li è portati via il diavolo. L'uomo nero, la belva, il killer delle coppiette. Lo chiamano il mostro di Firenze. A Montespertoli i due ragazzi li conoscevano tutti. Ed era tanto bravo. Io che gli ho detto, guardi, se un parente mi sarebbe dispiaciuto. Perché a danno a lui io penso che bisogna sia un mostro. Erano una coppia di giovani che si sarebbero sposati tra non molto, affiatatissimi, legatissimi uno all'altro. Ricordo che gli amici li chiamavano Vinaville, come la colla. Ma adesso qualcosa di brutale e misterioso li ha divisi per sempre. Antonella e Paolo sono la settima e l'ottava vittima di una spirale di violenza che ha già ucciso altre 3 coppie di giovanissimi amanti. Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore nel settembre del 1974. Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi a giugno dell'81. Susanna Cambi e Stefano Baldi a ottobre dello stesso anno. Il mostro ha colpito a Borgo San Lorenzo, a Scandicci, ha ucciso a Calenzano e nel giugno di quel 1982 si è avventurato fino a Montespertoli, accanendosi su Antonella Migliorini e il suo amore, Paolo Mainardi. L'unico elemento certo era che l'omicidio era avvenuto, anzi che gli omicidi erano avvenuti con un ricorso a una pistola Beretta calibro 22 con proiettile Winchester H. Antonella e Paolo sono stati freddati da colpi di marca Winchester con una lettera H stampigliata sul fondello. Dalle rigature dei proiettili, gli inquirenti capiscono che per la quarta volta ha sparato lo stesso esemplare di Beretta 22 semiautomatica Long Rifle. Eppure c'è un particolare che rende quella scena differente dalle 3 precedenti. I corpi delle vittime non sono stati pugnalati. Soprattutto, il cadavere della ragazza non è stato amputato nelle parti intime.
perché questo è un maniaco che prima uccide e poi si accanisce sui cadaveri. Nel 1974 a Stefania Pettini viene conficcato un tralcio di vite nella vagina. Nel giugno 1981 a Scandicci il cadavere di Carmela Di Nuccio è stato mutilato nella zona pubblica. Nell'ottobre 1981 Susanna Cambi aveva subito la stessa terribile attenzione, 3 tagli netti attorno alla vagina. Perché allora Antonella, la vittima di Montespertoli, non ha subito lo stesso accanimento? Perché viene ritrovata perfettamente vestita sul divanetto posteriore dell'auto? L'omicidio avviene su una strada di grande traffico e fu un omicidio concitato, io credo non ci fosse il tempo. Il mostro, insomma, è prudente. Semina indizi, ma non commette errori. Se è un pazzo, si tratta di un pazzo lucido. Uno che spara con precisione e sa maneggiare la lama che gli serve per le amputazioni. Il mostro, però, è imprevedibile. Colpisce a caso, non conosce le sue vittime. Entra in azione nel fine settimana, o come in occasione di uno dei 2 delitti dell'81, alla vigilia di uno sciopero generale. A Firenze, dopo il nuovo delitto di Montespertoli, la preoccupazione si è fatta panico e gli inquirenti devono dimostrare ai fiorentini di avere la situazione in pugno. C'era per noi anche questa disperazione di non poter dare una risposta di giustizia che avremmo voluto dare alle famiglie che erano veramente state private di, senza una ragione, in verità, delle vite dei loro cari. La fantasia della piazza ha preso a galoppare. Ognuno è convinto di poter trovare il mostro. Lei pensi che a un certo momento la stampa, i famosi media, dicevano qui ci deve essere un chirurgo. E naturalmente arrivarono anonimi che indicavano 3 chirurghi o 4. Allora i nostri periti assunsero delle prove in questo senso, riprodussero la vagina della donna e fecero fare a dei chirurghi le possibili escisioni. Mai un chirurgo escisse il pube come era stato escisso lì. Usano un altro sistema, un'altra tecnica. Nell'attesa di dare un'identità al misterioso assassino, gli inquirenti e le autorità pensano che una capillare opera di informazione possa far desistere i ragazzi dall'appartarsi in zone a rischio. Dunque, voi verreste in un bosco di notte con questo mostro che gira? No. No, assolutamente. Conoscevi Migliorini? Migliorini, sì. No, conoscevo i Mainardi. Ma voi del posto ci andavate o no? No. No, perché, diciamo, noi del posto, sapendo anche l'accaduto, è difficile che andiamo in questi posti, ecco. Le famiglie che non volevano che i ragazzi, come tutti abbiamo fatto, andassero in auto a farsi complimenti di qua e di là. Preferisco lasciare la mia camera da letto ai miei figli piuttosto che saperli in pericolo. Ricordo benissimo delle scene incredibili appena fuori Firenze, ma siamo dentro la città, sul Viale dei Colli, dove c'è la bellissima chiesa di San Miniato, che è una zona abbastanza buia, delle file anche di 20-30 automobili parcheggiate una accanto all'altra con i finestrini oscurati da asciugamani, giornali, eccetera. I giorni successivi all'assassinio di Antonella e Paolo sono quelli del dolore e del panico che diventa follia. Mentre l'arcivescovo di Firenze, Monsignor Benelli, sale a Montespertoli per celebrare il funerale, in città infuria la delazione. Fu richiesto dalla polizia e dalla procura di Firenze che i giornali pubblicassero un identikit che però era stato fatto in seguito al delitto precedente dell'ottobre 81 dalle parti di Calenzano. Perché più o meno all'ora in cui si presume sia avvenuto il delitto e non lontano, una persona in macchina incrociò un'altra macchina, un'Alfa Rossa,
su un punto molto stretto, per cui si dovettero fermare, ed ebbe occasione di vedere in faccia questa persona che fu descritta come stravolto, agitato, eccetera, e fu fatto questo identikit. Fu tanta gente che credette di riconoscere chi un macellaio, chi un tassista, eccetera. E pare che un pizzaiolo di Quarrata, non lontano da Firenze, somigliasse abbastanza a questo identikit, e che probabilmente era già per altri motivi abbastanza depresso, che i ragazzi o ragazzacci della zona si divertissero ad andare in pizzeria a guardare il mostro di Firenze. E lui, sentendosi così, una notte si tagliò la gola. Eppure, nel marasma delle denunce casuali, arriva anche qualcosa di molto, molto importante. Un fatto che costringerà gli inquirenti a riscrivere le prime pagine dell'inchiesta sul mostro di Firenze. Pochi giorni dopo il delitto del giugno dell'82, viene comunicato che è stato scoperto che la stessa pistola, le stesse cartucce, lo stesso tipo di cartucce furono usate in un delitto addirittura del 68. È arrivata una lettera anonima contenente un vecchio articolo di un giornale del 23 agosto 1968. Era la notizia di un duplice assassinio avvenuto a Signa, vicino Firenze. Una storiaccia di vendetta passionale. Stefano Mele aveva sorpreso la moglie, Barbara Locci, in macchina con l'amante Antonio Lobianco e li aveva freddati entrambi. Particolare scabroso e un po' rivoltante era il fatto che, mentre la donna era impegnata sui sedili davanti, nel divanetto posteriore dormiva tranquillo Natalino, 6 anni, il figlio di Stefano Mele, marito tradito trasformato in assassino dalla gelosia. Ma che cosa può collegare quella vecchia storia alla vicenda del mostro? C'era l'articolo che parlava del delitto e sopra qualcuno aveva scritto: perché non andate a rivedere il processo del 68 a Perugia, perché per strani motivi procedurali poi l'appello si era svolto a Perugia. Nel fascicolo del processo gli inquirenti trovano dei bossoli Winchester serie H. Le analisi della scientifica dimostrano che a sparare nel 68 è stata la stessa pistola che sta utilizzando il mostro di Firenze. Insomma, la Beretta calibro 22 non ha iniziato ad agire nel 1974, ma 6 anni prima, uccidendo Barbara Locci e Antonio Lobianco a Signa. Stefano Mele, condannato per quel delitto, non poteva essere sospettato dei crimini compiuti successivamente dal mostro. Evidentemente, però, non poteva essere lui il mostro, perché quando avvenne il primo delitto, era del 74, era in carcere, quindi aveva l'alibi più sicuro di tutti. I giudici devono riordinare le idee. Una cosa è certa: dopo l'omicidio del 1968, la Beretta è passata di mano. Stefano Mele dice di averla buttata, ma gli si può credere? Purtroppo la pistola non si è trovata. Lì c'è il buco nell'indagine dell'omicidio del 68 Locci Lobianco. Ci fu una confessione, secondo me non sufficientemente approfondita, di Mele. Sono rimasto sempre in dubbio se questo Mele fosse veramente l'autore. Una confessione fatta, poi ritrattata, indicazione di vari nemici, poi ritrattate le dichiarazioni accusatorie, il quale dice: l'ho buttata lì. La scoperta del collegamento con il delitto del 1968 è la prima vera pista da quando sono iniziate le indagini sul mostro. Ci sono un sacco di domande a cui bisogna rispondere e al centro un buco nero. Chi ha mandato il ritaglio di giornale, come sapeva dei proiettili allegati alle carte del procedimento? Che vuol dire che qualcuno nell'82 sapeva che nel 68 era stata uccisa una coppia con la stessa arma del mostro. Vuol dire che questa persona aveva per qualche motivo conservato i ritagli di giornale, e vuol dire, a mio parere, che voleva riportare gli inquirenti del mostro sulle tracce dell'assassino vero del 68. Gli inquirenti non possono fare altro che tuffarsi sul delitto del 1968 e sapere qualcosa di più del mondo frequentato da Stefano Mele. L'omicidio che avvenne nell'agosto del 68 non ha niente di maniacale, a differenza degli altri delitti del mostro,
È un omicidio maturato in un ambiente abbastanza povero e squallido, se vogliamo. Si apre un sentiero investigativo che per le origini dei protagonisti sarà ribattezzato la pista sarda. Barbara Locci e Stefano Mele erano arrivati in Toscana all'inizio degli anni 60. Una donna che era conosciuta col soprannome di Ape Regina per il numero di amanti che aveva, sposato con un povero uomo mentalmente molto handicappato, aveva molti amanti e una notte viene assassinata sia lei che l'ultimo amante. Il muratore Lo Bianco infatti è solo l'ultimo di una lunga lista di amanti. Prima di lui ci sono stati due fratelli sardi, Salvatore e Francesco Vinci. I due fratelli Vinci erano molto diversi uno dall'altro. Erano uniti da una cosa in comune, la grande intelligenza. Ma mentre Francesco era il valente, come dicono, il maco, che è, o lo sciupa femmine, come si potrebbe dire, Salvatore aveva una mentalità, un comportamento di tipo sessuale estremamente complesso, senz'altro bisessuale, senz'altro amava la partecipazione di più persone vere e proprie orgie in cui poteva assumere l'uno e l'altro ruolo. E era un uomo che le sue donne le portava addirittura nelle piazzole dell'autostrada, fermava camionisti perché gli piaceva partecipare a questi incontri. Passato e presente dei fratelli Vinci vengono messi al setaccio. E Firenze saluta il Ferragosto 1982 con una notizia bomba. Gli investigatori hanno preso il mostro. Firenze 1982. Da 8 anni un misterioso killer uccide le coppiette che si appartano in collina. Bisogna sì un mostro. In città esplode il panico. I magistrati non sanno che fare. Conoscevi Migliorini? Sì. Migliorini, Antonella? Sì. No, conoscevo i Mainardi. La prima vera pista investigativa è la scoperta del collegamento tra gli omicidi del mostro e un vecchio delitto del 1968. Firenze, 15 agosto 1982. Francesco Vinci, ex amante di Barbara Locci, la donna uccisa nel 68, viene arrestato. Contro di lui c'è soprattutto un indizio. Una strana mossa che Francesco Vinci compie pochi giorni dopo il delitto commesso a Montespertoli dal misterioso mostro di Firenze. I carabinieri di una località in Maremma, abbastanza lontano da qui, segnalarono di aver trovato infrascata, era il termine usato da loro, cioè nascosta in un bosco, una macchina, se non sbaglio una Renault 4 o qualcosa del genere, che apparteneva proprio a Francesco Vinci e che quella macchina era stata nascosta proprio il giorno successivo al delitto, 2 giorni successivi al delitto, quando sul giornale era apparsa la notizia che forse il ragazzo aveva detto qualcosa. Quindi fu interpretato come se Vinci potesse aver avuto paura che il ragazzo avesse riconosciuto la macchina e quindi l'era andato a nasconderla. Francesco Vinci non riesce a dare giustificazioni credibili per quel gesto. A novembre del 1982 risulta ufficialmente indagato per i delitti del mostro di Firenze. Le indagini, insomma, hanno cominciato a camminare. Ma il mostro, invece, è ancora fuori e sta correndo. Settembre 1983. Mi arrivò una telefonata da un mio amico ufficiale dei carabinieri che mi disse: guarda Mario, ci sono 2 morti ammazzati. Bisogna precipitarsi in un prato a Giogoli di Scandicci, a sud-ovest di Firenze. Andammo sul luogo del delitto, che era una piazzuola, era illuminata dai fari della polizia, c'era questa scena piuttosto drammatica, molto allucinante, cioè c'era tutti gli inquirenti e gli investigatori di allora, il commissario, il capo della mobile, il dottor Vigna, la dottoressa Della Monica, che erano gelati dal fatto che fosse avvenuto un nuovo delitto quando loro erano sicuri di avere in carcere con Francesco Vinci il vero mostro di Firenze. Invece il mostro ha ucciso ancora. Ma come a Montespertoli, non ha portato a termine la profanazione del cadavere della vittima di sesso femminile. Non lo ha fatto perché questa volta ha ucciso 2 uomini.
due turisti tedeschi 24enni che campeggiavano in un piccolo furgone Volkswagen. Uno dei due sembrava una ragazza perché era molto esile, aveva dei lunghissimi capelli biondi e questo fatto deve aver indotto in errore lo stesso mostro. I ragazzi si chiamavano Rush Uwe Jens e Horst Meyer. Il mostro si è sbagliato. Ha scambiato Rush per una ragazza e se ne è accorto solo dopo aver ucciso i due turisti con la solita calibro 22 e i proiettili Winchester serie H. Piccoli indizi, ragionamenti, supposizioni. Alla fine c'è una sola certezza. Il mostro, o almeno il mostro che ha ucciso i due tedeschi, non può essere Francesco Vinci, in carcere da mesi. Ma è proprio la strana scelta di tempo tra l'incriminazione di Francesco Vinci e l'ultima irruzione del mostro che spinge gli investigatori a tratteggiare uno scenario clamoroso. Non riuscimmo a stabilire, io parlo con la consapevolezza del momento, se ci fosse stata una volontà di intervenire per risolvere la posizione di Vinci e questo avesse determinato un errore o se era una serialità già programmata e irrefrenabile per cui le cose fossero andate in questo modo. Mario Rotella, il giudice istruttore che si occupa del mostro, decide di non liberare Francesco Vinci fino ai primi giorni del 1984. E poco dopo, il 26 gennaio, l'edizione straordinaria della Nazione annuncia nuovi arresti per due personaggi legati sempre alla pista sarda. Sono Giovanni Mele e Piero Muciarini, il fratello e il cognato di Stefano Mele, autore del delitto del 1968. Io leggevo le notizie sui giornali rientrando dagli Stati Uniti, leggemmo di questi arresti e io trassi la conclusione, insomma, ma forse è stata ritrovata la pistola. Hanno preso il mostro? Come recitano trionfalisticamente le prime pagine dei giornali? No, il mostro è ancora libero e torna a colpire. La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette. Stanotte altri due fidanzati sono stati assassinati in provincia di Firenze, nel Mugello presso Vicchio. Lei, 18 anni, si chiamava Pia Rontini e faceva la barista alla stazione di Vicchio del Mugello. Lui, 22 anni, era un giovane commerciante, Claudio Stefanacci. Nella notte di luna nuova, tra il 29 e il 30 luglio, i corpi dei due fidanzati vengono ritrovati senza vita in un viottolo nei dintorni di Vicchio. Ricordo che c'era l'auto, che era una piccola pandina grigia, se non sbaglio, del ragazzo con il corpo del ragazzo ancora sul sedile posteriore, mentre il corpo della ragazza di Pia Rontini era stato spostato, come era avvenuto quasi sempre in tutti gli altri delitti, di circa 10 metri. E lì non solo il mostro asportò la parte della vagina, ma esportò, tagliò anche un seno della ragazza. Era la prima volta che faceva questo. Ci fu come un'escalation, quindi, delle mutilazioni. Una scena surreale, un contrappasso. Firenze, mito della bellezza, agli occhi del mondo diventa l'anticamera dell'inferno. Per il giudice istruttore Mario Rotella, l'episodio di Vicchio è il secondo smacco, il secondo colpo mandato fuori bersaglio. Con Francesco Vinci in carcere, il mostro aveva ucciso i due tedeschi a Giogoli. E adesso che dietro le sbarre erano finiti due nuovi sospetti, Piero Muciarini e Giovanni Mele, l'inafferrabile diavolo si era divertito ancora a Vicchio. Eppure il giudice istruttore Mario Rotella continua a credere alla pista sarda, ma non gode di grande compagnia. In procura, infatti, le sue idee non convincono quasi nessuno. Fu allora che io chiesi al procuratore di esonerarmi dalle indagini. Lo dico per la prima volta, è passato tanto tempo e vorrei che fosse chiaro che la necessità di non portare all'attenzione dell'opinione pubblica una diversità di vedute era più che evidente. Soltanto non condividevo ed era abbastanza difficile poter portare avanti qualcosa come pubblico ministero se non lo condividi. La spaccatura all'interno degli inquirenti fiorentini è ormai di dominio pubblico.
Se io e Piero Vigna fossimo stati convinti della pista salda, non avremmo avuto esitazioni a lanciarci sulla stessa, ma ripeto, gli elementi di prova e anche a carattere indiziario per l'emissione a misura cautelare per reati così gravi che diventavano seriali dovevano essere elementi seri, ecco. Il dottor Vigna si convinse che bisognava cercare altrove. I carabinieri e il giudice istruttore pensavano sì, abbiamo commesso degli errori, abbiamo scelto le persone sbagliate, ma è lì che bisogna cercare, perché la pistola è sicuramente lì e non può essere uscita da quel giro. Ci fu una rottura clamorosa all'interno, da una parte il dottor Vigna, la procura, con la polizia e dall'altra l'ufficio istruzione, il giudice Mario Rotella, con i carabinieri. Dunque io ricordo questo qui, che noi pubblici ministeri eravamo contrari all'ipotesi investigativa seguita dal giudice istruttore. E non ritenevamo che queste persone dovessero essere catturate. Il giudice istruttore si avvalse prevalentemente dell'opera dei carabinieri. Il mostro di Firenze ha mandato in tilt il Palazzo di Giustizia e tutto il piccolo universo che gli ruota attorno. Il mostro non è un criminale come gli altri. Il mostro è un buco nero in cui Firenze sta precipitando. E il simbolo di questa città disperata che chiede risposte è un signore che si chiama Renzo Rontini. Il padre di Pia Rontini, che era legatissimo alla figlia, che aveva appena 18 anni, figlia della seconda moglie, una signora danese, e di cui Pia Rontini aveva ereditato capelli biondi, occhi celesti. Quest'uomo non si dette mai più pace per cercare di scoprire chi era l'assassino della figlia. Non metto in dubbio la capacità dei nostri magistrati, sono persone di grande valore, ma forse la collaborazione è una cosa personalissima mia, non è quella che dovrebbe essere. Era un uomo che aveva guadagnato tantissimo, aveva un lavoro particolare, riparava motori di navi in avaria, lo chiamavano dappertutto, se c'era una nave al largo dell'Argentina lo prendevano con un aereo, lo portavano lì con un elicottero, quindi un lavoro molto remunerato. Lasciò tutto, si ridusse veramente quasi in miseria, spese tanto perché tanti sciacalli lo sfruttarono. Quando parlo di sciacalli parlo di veri o sedicenti investigatori privati, ma anche di alcuni avvocati fiorentini, che si fecero dare parecchi soldi dicendo di avere la possibilità di trovare il vero mostro e poi sparirono con i soldi. Devo dire a questo proposito qualche cosa di molto bello della questura dei poliziotti di Firenze, che arrivarono a tassarsi ogni mese per fare arrivare a Renzo Rontini qualche cosa da parte loro. È proprio dalle indagini private di Rontini che il giudice istruttore Mario Rotella raccoglie un nuovo spunto investigativo per alimentare la pista sarda. Liberati Francesco Vinci, Piero Mucciarini e Giovanni Mele, Rotella allora punta sul fratello di Francesco Vinci, Salvatore. E mentre la pista sarda assiste al quinto tentativo del giudice istruttore Rotella, negli uffici della procura Piero Luigi Vigna sta affinando una nuova rivoluzionaria strategia nella caccia al mostro. Alla fine del 1984, nelle stanze al quarto piano della questura di Firenze, nasce un gruppo speciale che si occuperà esclusivamente delle indagini sul serial killer delle colline toscane. La chiamano Squadra Antimostro, SAM. La Squadra Antimostro è formata da un gruppo di appartenenti alle forze di polizia che si debbono dedicare esclusivamente all'indagine sul cosiddetto mostro di Firenze. Gli uomini della SAM potranno contare su un alleato che compare per la prima volta in un'indagine della polizia italiana, un computer. In pochi mesi vengono immagazzinati tutti i dati resi disponibili dalle varie scene del crimine. E non solo. Non dedico le indagini sulle macchine passate in autostrada, con tutti i biglietti, numeri di targa, insomma cose da diventare veramente
E poi le cose ognuno di noi magistrati elaborava durante la notte. Se io fossi un mostro farei così. A me m'era venuta l'idea, per esempio, io terrei la pistola in una cassetta di sicurezza, la prenderei la mattina e poi la rimetterei il giorno dopo. Da qui esame di tutte le cassette di sicurezza presso le banche di Firenze. Il cervellone della SAM registra e restituisce possibili sospetti, ma non è tutto. Mentre il giudice istruttore Rotella continua a battere la pista sarda, la procura fiorentina regala agli investigatori un altro strumento che, affiancandosi alla SAM, restituisce al nuovo corso di indagine un'aria da film americano. Il professor Francesco De Fazio, criminologo dell'Università di Modena, viene incaricato di redigere un profilo psicologico del serial killer. Tendeva a ricostruire fondamentalmente il tipo di autore, cioè quali caratteristiche psicologiche di agilità, di movimento, di conoscenza del territorio aveva o poteva avere l'autore del reato. A De Fazio vengono forniti tutti gli indizi possibili. Il professore annuncia che ci vorranno mesi per portare a termine il lavoro, ma già da subito il suo gruppo elabora le prime coordinate. Il mostro di Firenze è un lustmörder, particolare razza di serial killer che uccide sotto la spinta di un impeto sessuale inappagato. È chiaro che i delitti si qualificano come intuitivo, come pacifico, come delitti sessuali che riconoscono in una specie di cocktail tutte le forme di perversioni sessuali, dal voyeurismo al sadismo al feticismo, ed è in queste perversioni sessuali che bisogna vedere la molla iniziale del suo agire. Il lustmörder è un solitario, non sceglie chi uccidere, ma solo il teatro delle sue azioni. È di sesso maschile, molto probabilmente destrimene. Sa usare coltelli e lame molto meglio della pistola. 9 settembre 1985, prime ore del pomeriggio a Modena. Il professor De Fazio è a casa sua, quando una telefonata gli annuncia che tra poco passerà a prenderlo un elicottero della polizia. De Fazio capisce che è arrivato il momento di mettere da parte le carte. Lo portano a Firenze, ad annusare l'odore del mostro. La beretta calibro 22 con proiettili Winchester ha ucciso l'ottava coppia. Vidi la scena del delitto, che era una scena molto molto brutta, devo dire. E ricordo che ancora c'era un albero, un piccolo albero, un alberello dove era stato tagliata la gola, sotto al quale era stata tagliata la gola al ragazzo. Aveva ancora le foglie rosse del suo sangue. Sgomento a Firenze dopo l'ottavo duplice omicidio del maniaco sessuale. Le indagini, volte in tutte le direzioni, non hanno portato finora a nessun elemento utile. Questo è il teatro del delitto. È l'ottavo dal 1968, 16 vittime in tutto. Il mostro, questa inafferrabile, agghiacciante e indefinibile figura che da anni terrorizza Firenze e la sua provincia, ha scelto ancora una volta con freddezza ed efficacia il luogo e le vittime da colpire. La coppia francese era accampata con la piccola tenda qui, in una radura del bosco appena a pochi metri da una strada di campagna vicino San Casciano Val di Pesa. E qui ha colpito con la solita e sperimentata tecnica. La vittima è una francese di 36 anni, Nadine Muriot. Le è stato asportato il pube e, come per Pia Rontini a Vicchio, un seno, il sinistro. Era in vacanza col suo compagno, anche lui francese, Jean-Michel Kravecvili, 25 anni. Jean-Michel, nudo, è a una quindicina di metri dalla tenda. Ha ferite da coltello e varie lesioni da arma da fuoco. Una, dritta al cuore, è quella con cui il mostro lo ha finito, probabilmente dopo averlo inseguito. Le solite pallottole, le amputazioni, l'assenza di tracce davvero rilevanti, tutto come al solito. Ma in realtà gli inquirenti non sanno sciogliere un interrogativo. Il corpo della ragazza, che era rimasto, è stato risospinto dentro la tenda, era già, per il caldo,
grande era già in un avanzato stato di putrefazione. Il corpo del ragazzo, che era stato nascosto invece sotto delle frasche, sotto delle cose, era diverso, quindi non si sapeva se era stato ucciso il rinvenimento del lunedì, se era stato ucciso la domenica o il sabato, come tutti gli altri delitti. Per la prima volta, al lavoro finito, il mostro ha cercato di nascondere i cadaveri. Perché? Per il sostituto procuratore Silvia Della Monica, unica donna del pool antimostro, è uno shock, ma non è una sorpresa. Dunque, devo fare un passo indietro a questo punto. Per molto tempo io avevo considerato l'autore di questi delitti come una persona anche abbastanza sofisticata. Parlo della mia ricostruzione personale, nella sua sfida con gli inquirenti. E dicevo a Piero Vegna: guarda Piero, secondo me uno di questi giorni ci arriva qualcosa e cercheranno di farci scoprire il delitto dopo che è stato commesso. E penso che purtroppo ci sia anche una sorta di sfida nei confronti degli inquirenti. Mi sembra che a distanza di poco poi furono mandati dei proiettili ai miei colleghi. Questi sì, nonna. Sono regalini e ogni tanto arrivano, e arrivavano anche da parte di questo soggetto. La situazione è talmente grave che il Ministero dell'Interno decide di mettere una taglia sulla testa del mostro. 500 milioni di lire per chi darà informazioni utili alla cattura. Ma l'unico risultato dell'iniziativa sarà di stimolare una nuova ondata di denunce anonime. L'11 settembre 1985, ad esempio, arriva un'ennesima lettera anonima che invita gli investigatori ad occuparsi di un contadino di un piccolo paese della montagna, Mercatale Val di Pesa. Viene definito anche un tiratore scelto. Gli uomini della SAM, come da routine, salgono a Mercatale, perquisiscono la casa del contadino e non trovano niente. Si chiama Pietro Pacciani. Firenze. Dal 1968 al 1985, un serial killer ha ucciso e seviziato 8 coppie di giovani amanti sulle colline toscane. Dopo l'ultimo delitto, ha anche sfidato il Tribunale di Firenze, inviando un lembo del seno dell'ultima vittima. Le indagini non hanno dato risultati, anche se il giudice istruttore Rotella ha cercato ostinatamente il colpevole in un clan di sardi emigrati in Toscana. Il 1986 passa senza che il mostro torni a farsi sentire. E così anche il 1987 e il 1988. Nel 1989 qualcuno inizia a pensare che il mostro possa essere morto. Per molti però
è solo una pausa. È stato 7 anni in silenzio anche dal delitto del 74 a quello dell'81. Non bisogna fidarsi e infatti le indagini non si fermano. Anzi, il 1989 è un anno di grandi cambiamenti. Dopo il lungo braccio di ferro con la procura, il giudice istruttore Mario Rotella chiude non senza polemica la pista sarda. È una decisione che innervosisce soprattutto i vertici dei carabinieri, da sempre legatissimi a quella pista investigativa. Il dottor Rotella fece uno strano atto giudiziario, allora si chiamava sentenza di proscioglimento, un atto lunghissimo, oltre 300 pagine, in cui viene ricostruita esattamente il delitto del 68 e individuate le responsabilità, quelle di Salvatore Vinci e delle altre persone che avrebbero partecipato. E solo nell'ultima pagina, quando si arriva alle conclusioni, in maniera clamorosa e inspiegabile, SPQS, per questi motivi, devono essere tutti assolti. Che era una cosa sconcertante. Contemporaneamente i carabinieri, come arma, dissero: noi non vogliamo più occuparci di questo caso. Non se ne occuparono più, salvo i marescialli delle località dove erano avvenuti i delitti. Quindi fu solo la polizia che poi dopo ha continuato le indagini. Il nervosismo dell'arma poi non può che crescere quando si apprende il nome del poliziotto destinato a sostituire il commissario Federico alla guida della SAM. Si chiama Ruggero Perugini. Sì, che ha una curiosità abbastanza insolita, data la presunta rivalità tra i due corpi, che era stato prima ufficiale dei carabinieri e poi era diventato commissario di pubblica sicurezza. Perugini lo ha scelto il procuratore Piero Luigi Vigna, affascinato dal curriculum del poliziotto. Io incontrai Perugini a Roma, a una scuola di polizia, e lui sarebbe stato trasferito a Firenze. Ora, Perugini aveva per l'appunto una esperienza specifica acquisita un po' in giro per il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, e anche su questo tipo di delitti. Perugini, infatti, è appena rientrato dagli Stati Uniti, dove ha frequentato un corso dell'Accademia dell'FBI in scienze comportamentali. La nomina di Perugini, tra l'altro, arriva pochissimi mesi dopo l'inizio di una collaborazione dei giudici fiorentini proprio con gli esperti dell'FBI. Fu acquisita da Quantico, la sede della polizia americana, un identikit, anche qui il tipo d'autore, diciamo, e loro lo fornirono. Però in America c'è una tradizione culturale, c'è una tradizione di vita, gli stessi luoghi sono ben diversi dai nostri, che rendeva impraticabile una sovrapposizione di quell'identikit al possibile autore dei nostri reati. Gli esperti di Quantico hanno tracciato un ritratto che, come già evidenziato in precedenza dai criminologi di Modena, riporta alla tipologia del lust murder, l'assassino per voluttà. Il commissario Perugini studia con attenzione una statistica che sta prendendo forma grazie a un'intuizione di Vigna. Mi venne una idea: scrivere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria perché mi dicessero quali persone erano state detenute per reati connessi al sesso e che erano libere nei giorni dell'omicidio. Come lei può comprendere, arrivarono, perché l'indagine riguardava non solo la Toscana, ma per esempio anche l'Umbria, anche l'Emilia-Romagna, centinaia di fascicoli. Incrociando l'elenco con le cause della detenzione, il computer fornisce una rosa di nomi che gli uomini della SAM approfondiscono. Non c'è nessuna garanzia che la statistica porti a qualcosa di concreto, ma Vigna inizia a sentire che tra quei 26 possibili sospetti ce n'è uno più sospetto degli altri. È quello che una lettera anonima del 1985 aveva indicato come tiratore scelto. Finalmente giunse il momento in cui mi misi a sfogliare il fascicolo di Pietro Pacciani. A Mercatale Val di Pesa tutti lo chiamano il Vampa. Lo chiamavano il Vampa perché, per due motivi: uno perché si arrabbiava facilmente, avvampava, l'altro perché alle fiere, alle
si divertiva a fare il mangiafuoco per sorprendere, eccetera. Nel 1989 Pietro Pacciani ha 63 anni, una moglie e due figlie, Rosanna di 23 anni e Graziella di 22. Non è mai stato un buon marito e tantomeno un buon padre. Dall'87 è detenuto al carcere fiorentino di Soliciano per una bruttissima storia di violenza carnale. Fin da quando le due figlie erano poco più che bambine, il Pacciani ne aveva abusato sessualmente. E se il presente di Pacciani parla di un uomo violento e snaturato, il suo passato non è da meno. Pietro Pacciani aveva commesso un omicidio nel 1951 circa, quando era fidanzato con una certa Mirella Bugli. Dovevano andare a una fiera in un paese, lui la vede dall'alto di una collinetta nel Mugello, la vede in compagnia di un uomo, li segue, si apposta, uccide l'uomo. Per quel delitto Pacciani era rimasto in carcere fino al 1964. Ecco il primo dato che lo rende compatibile con la scia di sangue lasciata dal mostro di Firenze. Dal 68 all'85, periodo di attività della beretta calibro 22, Pacciani è in libertà. Quindi, teoricamente, Pacciani può essere il mostro, tanto più che da quando nel 1987 è rientrato in galera, si è interrotta anche l'attività del serial killer. C'è poi un particolare dell'omicidio di Pacciani commesso nel 1951 che colpisce gli inquirenti. E nella confessione dice: io mi misi a guardare i loro approcci amorosi. Quando notai che la Bugli estrasse il seno sinistro, mi montò l'ira alla testa e uccisi l'uomo. Questo riferimento al seno sinistro mi fece sobbalzare, perché come si sa, in almeno tre casi, oltre al pube, fu tolto per l'appunto il seno sinistro. E fu allora che cercai con i miei colleghi di convogliare tutte le indagini possibili e immaginabili su Pietro Pacciani, vedendo anche i suoi spostamenti nel territorio toscano. Le ricorderà che due delitti sono avvenuti in Mugello, uno vicino a Borgo San Lorenzo, uno alla Boschetta, vicino a Vicchio. E si vedeva che questi spostamenti del Pacciani e della famiglia nel territorio corrispondevano, in prossimità dei luoghi dove andava ad abitare, questi omicidi. Ecco, questa fu la via che ci portò all'individuazione del Pacciani. Naturalmente poi si aggiunsero altri elementi. Mercatale Val di Pesa, 11 giugno 1990. La casa di Pacciani e delle figlie viene perquisita. Ci sono accessori da caccia, foto di donne a seno nudo, un binocolo e una cartina stradale. C'è un quaderno dove Pacciani ha trascritto ricette di magia nera. E un grande cartellone che ipotizzano gli inquirenti va ricondotto alla magia. Ma è soprattutto un quadro ad attirare l'attenzione. Lui aveva un quadro in casa, firmato Pacciani. Era fantasia, che voleva dire fantasia, fantasia di primavera, non so, ma con dei simboli strani, un cadavere vestito da colonnello, delle tombe. Dico, ma dove l'ha preso questo affare? Dove si è ispirato? Ah, un giornalino, e dice il nome del giornalino. Allora piglia tutte le edizioni, questo giornalino usciva da 20 anni, non c'era traccia che si fosse ispirato lì. Dio, l'ha firmato, ha detto l'ha ispirato, nel giornalino non c'è. Ma allora l'avrò fatto così. Beh, insomma, era difficile stabilire un colloquio ragionato, no? C'era tutto uno zigzagare. Quando il 6 dicembre 1991 Pietro Pacciani esce di galera dopo i 3 anni di reclusione per le violenze sulle figlie, l'Italia può finalmente vedere da vicino il sospetto mostro. È un vecchio malato, chiuso nella sua casa come un cane ferito nella cuccia. Si difende Pacciani, dice che non c'entra nulla e sta vivendo un inferno. Io se si sapeva qualche cosa, era il mio dovere aiutare la giustizia, perché io
non sto con quelli che fanno il male, sono con quelli che avrei piacere il mondo ci fosse tutta la fratellanza di non fare male a nessuno. È una vergogna ora andare anche nel paese, tutta la gente mi guarda così, chi mi conosce no, ma che non conoscano dice, ma sta davvero, c'è più carogna anche le donne specialmente, dice, ma senti che dice il giornale, sentiva, mi guarda con la diffidenza e io dico, ma che devo fare? La squadra antimostro lo segue a vista. È il commissario Perugini a guidare l'assalto. Il poliziotto che ha frequentato l'accademia dell'FBI continua a cercare senza sosta una strada per inchiodare Pacciani. È pronto a tutto. 4 febbraio 1992. Su Rai 2 è in programma un approfondimento sul mostro di Firenze. La trasmissione va in onda da Vicchio. Siamo alla conclusione della trasmissione. Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Quella lì è la telecamera. Se lei vuole, gli può parlare. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò. Non si costituì nessuno, forse suscitò qualche ilarità, qualche, anche perché il tono di Perugini forse era un po', aveva una voce molto di percussione, così, eccetera. Questi occhiali Ray-Ban da poliziotto americano, insomma, si suscitò un po' di incredulità e di ilarità. Perugini però non demorde e dopo la guerra psicologica si passa alle grandi manovre. Il 27 aprile 1992 c'è un vero e proprio esercito armato di metal detector a scandagliare millimetro per millimetro la casa e l'orto di Pacciani. Sarà un lavoro lungo. Aprile, terzo giorno di scavi nell'orto di Pacciani. Sono quasi le 6 di pomeriggio. Il commissario Perugini è incuriosito da un luccichio per terra, incastonato in un paletto di quelli che si usano negli orti. Vede il luccichio, viene chiamato Pacciani, e si dice, Perugini dice, questa, c'era anche il carabinieri, ma sarà una coccinella. Sembra un'unghia, anzi no, è qualcosa di metallico. Il sospetto è che possa essere un bossolo o un proiettile di piccolo calibro. Tolgono con la massima cautela e anche filmando questa cosa che luccicava, era un bossolo. Un bossolo per appunto di calibro 22. E io ricordo questa telefonata che mi fece il dottor Perugini e che naturalmente mi motivò. È il momento più importante di tutta l'inchiesta sul mostro di Firenze. È un proiettile di marca Winchester serie A. Questo bossolo fu sottoposto anche ad un'analisi comparativa con i bossoli o le cartucce che erano state esplose e c'era una forte compatibilità. Non è l'arma dei delitti, ma ci assomiglia molto. Pietro Pacciani sta sprofondando. È un proiettile, dice, gli hanno trovato un proiettile in una colonnina di cemento infilato. Ma che so, grulla all'ultimo grado a fare quelle cose dell'io. Se l'avessi trovato a zappare, che sai, voi lo gli avrei fatto fare. Se ne parla di tanti mesi e mesi e mesi di questa faccenda. Nel giro di un mese gli indizi a suo carico si moltiplicano. Mercatale Val di Pesa, 2 giugno 1992. Trovammo
presso la casa di Pacciani un album da disegno che si chiamava Skizzenbrunnen e in più mi pare un portasapone o qualcosa di simile. Allora uno dei ragazzi uccisi utilizzava, siccome disegnava, proprio album di questo tipo e, andati anche in Germania con una rogatoria, fu stabilito che mai questa ditta che produceva lo Skizzenbrunnen aveva inviato questo tipo di album in Italia. Allora fu bellissima la reazione del Pacciani. Quando gli mostrai questo affare, questo album, disse: l'ho trovato in una discarica. Come ha fatto a trovarlo in una discarica se è pulito? La discarica si spoglia. Ah, me lo ricordo. L'hanno comprato le mie bambine, quelle bambine che poi aveva martoriato, no? Ah sì, l'aveva comprato, senti. E dove? La cartoleria del paese. La cartoleria del paese mai aveva avuto questo. Il prezzo in marchi sulla quarta di copertina non lascia dubbi. Il blocco è stato acquistato in Germania, un paese dove nessuno della famiglia Pacciani è mai stato. Pacciani può aver trovato quel blocco in un solo posto, il furgoncino di Horst e Uwe, i due tedeschi uccisi dal mostro il 10 settembre del 1983. Ce n'è abbastanza per compiere l'ultimo passo che manca agli inquirenti sulla pista Pacciani. Io sono un lavoratore della terra agricola, non sono io il cercato. Il 16 gennaio 1993 Pietro Pacciani viene arrestato con l'accusa di omicidio volontario continuato e aggravato, vilipendio di cadaveri continuato, porto d'armi illegale da sparo e da taglio. Per la procura di Firenze Pietro Pacciani è il mostro. Lei pensa che Pacciani sia colpevole? Non me lo domandi a me. Non si è fatto un'idea preconcetta di questo? Devo farmela. Tribunale di Firenze, aula bunker di Santa Verdiana. Il 14 aprile 1994 si apre il processo contro Pietro Pacciani. Il pubblico è da stadio, diviso tra colpevolisti e innocentisti. Mario Spezzi, l'esperto cronista della Nazione, non crede alla colpevolezza di Pacciani. Ed è proprio un suo articolo ad accendere le polveri del processo. Io ricordo benissimo addirittura un disegno che un noto, evito di fare il nome, un noto, molto noto, psicologo attribuisce a Pacciani e dice che indubbiamente lì ci sono delle perversioni tali compatibili con la personalità del mostro. Io riesco ad avere la foto di questo disegno, la pubblico in prima pagina sulla Nazione e due giorni dopo mi telefona un pittore cileno dicendo che era il suo. Pacciani l'aveva solo copiato e colorato. Come? Piglio la macchina, chiamo il Perugini. Ah, dice l'ha fatto un pittore cileno, so di dov'era. Ci si mette in questura e si riesce a parlare con questo pittore cileno dopo due o tre ore di telefonate, era in riva al mare, non so. E dice: sì, l'ho fatto io, era per la dittatura di Pinochet, non so. Madonna mia. La procura incassa il passo falso e tira dritto. Il pubblico ministero Canessa sa bene di avere tante carte in mano per rendere alla corte il lato crudele di Pacciani. Il primo attacco al contadino di Mercatale arriva dalla testimonianza delle figlie. I rapporti con suo padre come sono stati finché siete stati insieme? Brutti. Ce lo vuole spiegare perché brutti? Ma perché ci ha violentato per 8-9 anni. La prima volta che è successo questo quando è stato? Su 9-10 anni. 9-10 anni fa o quando lei aveva 9? Quando io avevo 9-10 anni. Lui, diciamo, immetteva nella vostra vagina piccolina delle zucchine
o dei cetriolini, si ricorda? Sì, ricordo. Il mangiare dei cani a chi lo dava? A noi. A voi della famiglia? Senta una cosa, il cane come lo trattava? Lo... Sì, lo picchiava con... Sì, con due bastoni, cioè come ci trattava noi. Pacciani osserva, piagnucola, si difende, contrattacca. Io ho voluto bene a tutti nel mondo, ho considerato tutti i fratelli come Dio manda nel Santo Vangelo, perché il mondo si è fatto noi. Dice, amatevi tutti come fratelli, perché siamo tutti fratelli nati da due progenitori, Adamo ed Eva. È tutto di lì che viene la generazione. Lasci stare tutte queste... Sì, no, io ha capito? Detto, no, ho detto perché... No, ma il mondo davvero, se ci poi fosse... Chi vuole se le va a sentire in chiesa? Io ho scritto le poesie... Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Vogliamo mostrare al test e cominciare con le foto per vedere se ci possono aiutare. Si vede la vite, se si può ingrandire ancora. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle foto. Quando l'atmosfera si è riscaldata a sufficienza, Canessa cala i suoi assi. Sono le intercettazioni catturate tra Pacciani e sua moglie nella casa di Mercatale. Le intercettazioni, il materiale da disegno che la pubblica accusa collega ai due tedeschi uccisi, il proiettile ritrovato nell'orto. Il fatto di questa cartuccia dannata, che chi ce l'ha messa e gli possa bruciare l'anima di cervello, cominciano, dice, dice, fatevi di qui con questo metador. Oh, una cartuccia messa lì, ritta poi, ritta e interrata. E poi, per fare l'invecchiamento, ecco subito il trucco, e ancora lassù se non l'hanno portato via. Lasciano perfino il flacone dell'acido moriatico. Ci fu buttato sopra per l'invecchiamento l'acido moriatico. L'acido moriatico corro della, il sasso, figuriamoci il metallo. E ha dato un invecchiamento da 3 a 4 anni. Non dico le bugie, Dio mi ascolta, è la sincera verità, se dicesse una bugia e Dio mi bruci l'anima nell'inferno. Nonostante gli sforzi del Vampa, gli indizi si moltiplicano e lo sguardo di Pacciani è sempre più preoccupato. A strappargli un sorriso riesce solo un suo vecchio amico. È il postino di Mercatale, si chiama Mario Vanni, ma tutti lo conoscono come Torsolo. Signor Vanni, che lavoro fa lei? Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No, no, scusi un attimo. Allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi fa guardi, piacere. Lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Stia assolutamente tranquillo e qui nessuno la mangia, capito? Solo risponda. Sì. E poi... Del Pacciani siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto. E da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti.
Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità. Abbia pazienza, signor Presidente, io ho il cuore infranto, non so nemmeno andolo. Bene, ora si sieda. 1 novembre 1994. Dopo 41 udienze, la Corte è pronta per emettere il verdetto. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo, relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo condanna inoltre alle pene accessorie dell'interruzione perpetua ai giudici uffici e dell'interruzione legale. Pietro Pacciani, condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici omicidi del mostro, dovrà risarcire un i parenti delle vittime. Fortissimo naturalmente per Pietro Pacciani, che fino a poco fa si diceva speranzoso. Inflitto il carcere a vita a Pietro Pacciani, riconosciuto colpevole di 7 degli 8 duplici omicidi. Nessun dubbio, fra gli 8 giurati per la sentenza, Pietro Pacciani è colpevole 7 degli 8 duplici omicidi che negli anni 80 hanno insanguinato le campagne intorno a Firenze, secondo la Corte di Assise sono stati commessi proprio da lui. Per questo ha ricevuto 14 ergastoli. L'udienza è tolta. Ecco, lo stanno riportando in carcere, per lui adesso è aperto il carcere a vita, per lui è l'ergastolo. Pietro Pacciani è il mostro di Firenze. È lui il colpevole di tutti gli omicidi, a parte il primo, quello del 1968. Ma il tribunale invita gli inquirenti a non fermarsi, devono continuare le indagini. E appare chiaro a tutti che il secondo tempo della partita, quello che si giocherà in corte d'appello, potrebbe rovesciare il risultato. Non lessi proprio la sentenza con attenzione, ma diedi una scorsa alle pagine della sentenza e dissi, mi ricordo che dissi, è una sentenza che mi pare un po', diciamo, vaga, estremamente vaga. E c'è una notevole forzatura nel modo di argomentare. Poi devo dire, quando mi fu dato l'incarico, io ho avuto modo di avere, di leggere la sentenza, di approfondire tutta la vicenda, e questa mia impressione iniziale si trasformò in una certezza. Firenze, 1994. 20 anni dopo il primo dei 14 omicidi commessi dal mostro, c'è finalmente un colpevole. È un faro, io lo ho cercati! Avete capito o no? Si chiama Pietro Pacciani ed è un contadino del Mugello. E da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Ma la sentenza di primo grado non sembra abbastanza chiara per reggere l'appello. Pacciani potrebbe essere assolto. Febbraio 1996, Firenze, Corte d'Appello. I pronostici appaiono rispettati. In sole 2 settimane di dibattimento, il processo di secondo grado contro Pietro Pacciani sembra destinato a ribaltare il giudizio. C'è un nuovo avvocato a difendere il contadino di Mercatale, un penalista di Roma molto famoso, Nino Marazzita. Mi arrivarono molte sollecitazioni quando ufficialmente si seppe che io difendevo Pacciani. Perché mi dicevano tutti, ma perché tu che hai avuto una carriera in genere vittoriosa, tra virgolette, perché adesso ti imbarchi in questo brutto processo che andrà a finire di nuovo con un secondo, con altri ergastoli e così via. Ma la cosa mi fece sorridere, no? È come un medico che decide di curare solo le persone sane che possono guarire facilmente, insomma. Secondo Marazzita non ci sono prove, forse nemmeno indizi. Una tecnica accusatoria pregiudiziale, preconcetta, dura, feroce, di antipatia e di cattiveria nei confronti. Era una requisitoria, non era una sentenza. E soprattutto c'è un altro elemento a rinforzare le speranze di Marazzita. Il rappresentante della pubblica accusa, il procuratore generale Piero Toni, è convinto della debolezza dell'indagine che ha portato alla condanna in primo grado. Capì che Toni era una persona intelligente e anche coraggiosa,
perché ci vuole coraggio a sconfessare una procura in un processo di quelle dimensioni. Al termine della sua requisitoria, tra la sorpresa di tutti, Tony chiede l'assoluzione per Pacciani. Tony, chiedendo l'assoluzione per Pacciani, sostanzialmente condannava tutto l'operato dell'attività investigativa. Non c'è rancore, c'è delusione. C'è delusione. E cioè, ma l'avrà viste tutte le carte, l'avrà esaminate a fondo, oppure è stata così una lettura superficiale. Ma il 13 febbraio 1996 non è un giorno come gli altri. Firenze si è svegliata con una notizia bomba. La procura di Firenze non accetta la sconfitta, ma prepara una mossa per riprendere posizioni. Però io l'avevo capito prima, perché Firenze è una piccola città. Io stavo in albergo al centro e tutta la notte le macchine della polizia andavano, venivano, eccetera. Io, che sono un curiosone, mi uscii dall'albergo e andai al Palazzo di Giustizia e andai anche negli uffici di polizia, fuori, all'esterno. E vidi che c'erano le luci, c'era un grande fermento. E io capii che si stava preparando la controffensiva, ecco. È stato arrestato Mario Vanni, il postino di Mercatale che nel processo di primo grado aveva coniato la definizione di compagni di merende. Ci sono due testimoni oculari che dicono di averlo visto mentre uccideva con Pacciani. È un colpo che in poche ore può cambiare 12 anni di indagini. Vidi un Tony imbarazzato, adesso mi ricordo bene. E io dissi, ma non vanno in camera di consiglio? Dici, no, ho una richiesta da fare. Ma la fece, ecco, me lo disse in un modo imbarazzato e di chi doveva fare qualcosa contro voglia. Quando il presidente della Corte, Francesco Ferri, chiede di conoscere i nomi dei quattro testimoni, l'accusa si limita a indicarli con quattro lettere dell'alfabeto greco. Il testimone alfa, il testimone beta, delta e gamma. Ferri dice no. Senza i nomi non sarà messa nessuna testimonianza. Alle 11 del 13 febbraio 1996 si ritira con la Corte in Camera di Consiglio e alle 16 tutto è pronto per il verdetto. Visti gli articoli 605 e 530 codice di procedura penale, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato. No, signori! Signori, per favore, silenzio! Tutte le imputazioni per le quali ha riportato condanna in primo grado per non aver commesso il fatto. E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Pacciani viene assolto. Pietro Pacciani è libero, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello con una sentenza che oggi, dopo le ultime novità sull'inchiesta bis e l'arresto di Mario Vanni, suo compagno di merende, nessuno si aspettava. Pacciani era stato condannato in primo grado a 7 degli 8 duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze. Era il 1 novembre 1994. In aula hanno battuto le mani, tutti. Io fui sommerso, avevo lasciato il cellulare aperto, fui sommerso da telefonate. E poi io uscii per cercare un taxi e andare a Sollicciano e comunicarlo a Pacciani. E invece poi credo che mi accompagnarono dei giornalisti. E quando arrivai a Sollicciano, lui proprio piangeva, sapeva già. Piangeva e mi diceva, ecco, sapevo che eri come Padre Pio, e mi si inginocchiava, mi baciava, prendeva le mani. Io, ma a nessuno io, perché ognuno ha i suoi mestieri e tira avanti e va avanti per su. Senti, il suo amico di merende però è in carcere, come mai? Amico di merende, ma quale merende? Noi ci si trova a bere alle cantinette un bicchiere di vino lì. E dice, io bevo un bicchiere Pacciani, dice, lo bevi con me. Ma bevevo un bicchiere di vino, insomma, e lo sapevo, i liquori non li bevo. Con l'assoluzione di Pacciani non c'è più nessun mostro, ma con le testimonianze annunciate dalla procura e l'arresto di Mario Vanni sono diventati due, o forse di più. Dopo la pista sarda, dopo il Pacciani maniaco solitario, la nuova ipotesi investigativa è una cooperativa del crimine che tutti chiameranno i compagni di merenda. Il testimone alfa si chiama Fernando Pucci, ha 64 anni e vive a Mercatale con una pensione di invalidità. Il testimone beta è un amico di Alfa, si chiama Giancarlo Lotti, detto Catanga. Era preso in giro da tutti a San Casciano, anche dai ragazzini, mi ricordo che
dicevano Katanga, Katanga, vieni dal campo sportivo, ci sono i marziani, e lui correva, ecco, questo è il personaggio. Gamma è una donna, Gabriella Ghiribelli, prostituta. Norberto Galli è il testimone Delta, protettore di un'altra prostituta che entra nella storia, Filippa Nicoletti, detta Pippa. Vampa, Torsolo, Katanga, Pippa, a sentire i soprannomi ci sarebbe da sorridere su questi compagni di merende. Alfa, Beta, Gamma e Delta, questi nuovi personaggi sconosciuti fino a quel momento, sono dei personaggi di San Casciano, il paese dove, accanto al quale è avvenuto l'ultimo delitto, e sono da una parte i cosiddetti grulli del paese, come si dice qui, e dall'altra la prostituta Ghiribelli, una povera donna alcolista che si prostituiva veramente per niente. Gente che va a prostitute in autobus, che si diverte a spiare le coppiette in collina, che gira coi vibratori in tasca, che beve vino e ha un chiodo fisso, il sesso. Ma dietro l'apparenza c'è un lato oscuro fatto di cose pesanti, molto pesanti. Prima di addentrarsi a pieno in questa storia, bisogna fare un passo indietro e tornare alla fine del 1995, quando Pacciani non è ancora stato liberato dalla soluzione in secondo grado. È il 4 dicembre 1995, quando all'ufficio del procuratore Vigna bussa un poliziotto. Si chiama Michele Giuttari ed è il nuovo capo della mobile di Firenze. Sì, vado a trovare poi il dottor Vigna e mi parla della vicenda del mostro di Firenze. Mi dice, io vorrei che lei si leggesse le carte del processo Pacciani e mi facesse una sua analisi su questa vicenda. Lei che di questo caso praticamente non sa nulla. Giuttari in soli 2 mesi riesce a rileggere tutte le carte dell'inchiesta. Non solo ha ripassato gli atti processuali, ma è riuscito a prendere visione anche delle montagne di documenti che i magistrati non hanno portato in primo grado. In un processo entrano gli atti che sono funzionali a dimostrare l'accusa. Quindi ci sono atti che rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. E in questa attività di rilettura io mi concentrai anche su questi atti del pubblico ministero, ritenendo di dover avere una visione completa a 360 gradi. Il processo di appello a Pacciani si avvicina. Il procuratore Vigna ha capito che gli elementi vincenti del primo grado non resisteranno all'appello e ha chiesto a Giuttari di trovare altro. Il 4 dicembre 1996 il capo della mobile entra nell'ufficio di Vigna con un'idea investigativa rivoluzionaria. Redigo un'annotazione e la porto in procura al dottor Vigna. E il dottor Vigna, devo dire che mi ascoltò con molto interesse, diede una scorsa a questa nota e dice sì, andiamo avanti. Giuttari si è convinto che Pacciani abbia avuto dei complici. Per il delitto del 1984, ad esempio, ricordo che c'erano più testimonianze che avevano riferito all'epoca di movimenti di autovetture sicuramente sospetti, dati i posti e l'ora notturna, proprio in una stradina che scorreva sopra la piazzola del delitto di Vicchio. Per il delitto dell'85 trovai tantissime testimonianze di persone che in concomitanza con l'ora del delitto o immediatamente successiva avevano visto nei pressi del delitto stesso più autovetture e quindi più macchine. Vigna dà il via libera a Giuttari e il commissario può gettarsi nell'inchiesta sul campo. Ha poco più di un mese per raccogliere elementi utili per il processo d'appello. I passi successivi a questa nota di analisi, di proposte investigative, furono quelli di approfondire l'entourage amicale di Pacciani. Quindi si è pensato di avviare un'attività di intercettazione telefonica su alcuni personaggi.
Il primo personaggio che incuriosisce Giuttari è Mario Vanni, il postino di Mercatale, che aveva fatto ridere tutta l'aula di primo grado con le sue merende. Giancarlo Lotti è un altro amico di Pacciani che Giuttari approfondisce insieme ai nominativi di un po' di donne che il gruppetto frequentava, le prostitute Pippa Nicoletti e Gabriella Ghiribelli. Da questa attività direi che nell'arco di pochi giorni, di qualche settimana, incominciarono ad arrivare i primi frutti, i primi risultati molto significativi, sia perché ci ha consentito di approfondire la personalità in particolare di due amici di Pacciani, di Vanni e di Lotti, sia perché ci ha portato a registrare una conversazione telefonica che in un certo senso ci ha dato la conferma che ci trovavamo sulla pista giusta. Arriva questa telefonata di Gabriella che in un certo senso all'inizio aggredisce verbalmente, telefonicamente il Lotti, lamentandosi per il fatto che Lotti, interrogato in questura, aveva fatto il suo nome. La confessione del Lotti, noti bene, nasce da questo. Lotti parla con una prostituta al telefono, che aveva il telefono sotto controllo. La prostituta gli dice: ma tu stai da quelle parti, hai visto cos'è successo? Io ero proprio lì che stavo facendo un mio bisogno fisiologico. Ah, eri lì. Riandando a prendere gli atti, vedemmo che una ragazza americana, sentita tanto tempo prima, aveva parlato di una macchina di color rosso, mi sembra addirittura tipo fuoriserie o roba simile, che sostava lì vicino dove c'era, dove avvenne il duplice omicidio dei francesi. Allora si comincia e si vede che il Lotti aveva per l'appunto una macchina di quel tipo. Di fronte a queste contestazioni il Lotti comincia a dire: se ero lì, però ho visto, e che c'era, e dopo ha corredato con altri riscontri le sue dichiarazioni. Lotti, con tutta probabilità, doveva sapere qualcosa. Intercettazioni telefoniche e un fitto calendario di interrogatori sono l'arma utilizzata da Giuttari. All'inizio di febbraio, quando il processo d'appello a Pacciani è già entrato alla stretta finale, Giuttari, il procuratore Vigna e il sostituto Canessa capiscono di essere ad un passo dalla svolta che può impedire l'ormai certa assoluzione di Pacciani. La sera del 12 febbraio Vigna autorizza l'arresto di Mario Vanni. La procura ha in mano la doppia testimonianza di Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, che giurano di aver visto Vanni finire a coltellate la coppietta francese di Scopeti mentre il Pacciani esplodeva i colpi di pistola. Il 13 febbraio 1996 la Corte di Appello rifiuta l'ammissione di testi anonimi al dibattimento e Pacciani viene assolto. La Corte d'Assise avrebbe dovuto sentire i quattro testi. Non ci avrebbe perso niente a sentirli. E poi ha sbagliato, perché si è perso un sacco di tempo. Siamo arrivati al 12 dicembre del 96, quindi a distanza quasi di un anno, e la Corte di Cassazione ha annullato questa sentenza della Corte d'Assise d'Appello che aveva assolto Pacciani, dicendo che bisognava rifare il processo d'appello e che nel nuovo processo d'appello bisognava riprendere in considerazione tutti gli elementi a carico di Pacciani, di cui alla sentenza del 1 novembre 94, e anche gli elementi nuovi, e si riferiva alle quattro testimonianze. Quindi in pratica la Corte di Cassazione, a distanza di quasi un anno, ha dato ragione alla Procura della Repubblica. Il 20 febbraio 1997 la Corte d'Assise di Firenze chiede i rinvii a giudizio per i compagni di merende. Mario Vanni dovrà rispondere dell'accusa di omicidio in relazione ai delitti compiuti dal mostro dal giugno 1981 al settembre 1985.
Ma la vera sorpresa arriva ai giornalisti quando scorgono un nome inatteso nella lista degli imputati. Giancarlo Lotti, il super testimone che la procura ha fatto vivere per mesi nella caserma di Arezzo temendo ritorsioni. Lotti, dopo molte reticenze, ha ammesso di essere stato qualcosa di più di un semplice spettatore degli omicidi. Questi erano guardoni sostanzialmente. Lotti, guardando le coppiette, andava poi a individuare e a riferire quelle da ammazzare, come è avvenuto nell'84. Maggio 1997, Tribunale di Firenze. Eccoli i compagni di merende. Manca solo Pacciani, che verrà processato a parte in corte d'appello. Compagni di merende alla sbarra degli imputati. Compagni di merende nelle vesti di testimoni. Il sostituto procuratore Paolo Canessa e il commissario Giuttari hanno composto un puzzle incastrando mille tessere. La testimonianza di Lotti è la chiave. Pucci conferma le parole dell'amico. Ci sono testimoni che hanno visto Pacciani e gli imputati muoversi nelle zone dei delitti. Mario Vanni, ormai ridotto ad un fantasma, si lascia andare alla disperazione. Io voglio tutte le lettere che l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa con un malasso inguaribile che gli toccherà no, questo non lo può fare. Io chiedo che venga espulso, Presidente. Basta. Fra l'altro dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me mi fanno è acqua calda. Non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, è stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso dall'aula e non ci mette più piede. Presidente, ha commesso un reato, quanto, secondo me. Fino a quanto? L'ultima parola, vi riduce il lavoro e la libertà. Ritorneremo prima o dopo. Quando il sostituto Canessa inizia la sua requisitoria, la condanna di Vanni e Lotti appare scontata. Poi su quello di Vicchio, quello saremo siamo. Lui si è stato a fare una girata e si è visto questa macchina. Riguarda il mostro di Firenze, io non so nulla a che vedere, sono innocente. Lei mi creda, signor Presidente, questa è la verità. Lunedì 23 febbraio 1998 è il giorno della richiesta delle condanne. Ma poche ore prima, nel pomeriggio di domenica 22, a Mercatale Val di Pesa è successo qualcosa. Pietro Pacciani è morto per un infarto del mostro di Firenze, la condanna all'ergastolo del contadino di Mercatale. Pietro Pacciani, indicato come l'unico killer maniaco per quei delitti, è morto nella sua casa di Zara. Una delle storie criminali più terribili del dopoguerra, 30 anni di delitti, di indagini e di mostri, veri o presunti. Quando Pacciani muore, nel momento più o meno quando era in corso il processo ai compagni di merende, cominciano a circolare idee, dietrologie sulla morte di Pacciani, come se qualcuno lo avesse voluto far fuori. Come morto, se avete dubbi sulla morte? Nessuno. Quindi morte naturale, dottore? Lasciamo dare. È che quando muore un protagonista, fra molte virgolette, ecco, si va a cercare subito, ma sarà morto o l'avranno ucciso? Stato. Insieme al pubblico ministero mi recai a casa del Pacciani. Ricordo bene quello che trovai nella casa e soprattutto com'era disposto il cadavere, la casa con tutte le imposte aperte, spalancate, la porta. C'erano delle anomalie, delle chiare anomalie. Io non so se Pacciani nel nuovo processo d'appello ad un certo punto
7 duplici omicidi. Il 24 marzo 1998, quando la Corte d'Assise di Firenze condanna Mario Vanni all'ergastolo e Giancarlo Lotti a 26 anni di reclusione, il fantasma di Pietro Pacciani sembra aleggiare nell'aria. E c'è una domanda che rimbalza a mezza voce nell'aula. Perché? Perché i compagni di Brende uccidevano così? Che cosa c'era dietro? Lo scenario era sulla possibile responsabilità di una o più persone facenti parte di un profilo più alto di quello dei compagni di merenda, e c'è un altro particolare che certe volte mi ritorna in mente. Pacciani non aveva libri, non era un lettore, però a Pacciani furono trovati un paio di libri sul satanismo. Firenze, anno 2000. La Corte di Cassazione conferma il giudizio di colpevolezza per i compagni di merende. Il caso Mostro di Firenze è chiuso. Per la giustizia gli esecutori materiali sono chiari. Eppure la verità non è ancora piena. Chi può aver armato la mano di Pacciani e dei suoi compagni? E perché? Per capirci qualcosa bisogna partire da uno scenario possibile e solo dopo addentrarci in un'inchiesta che a tutto il 2009 non è ancora conclusa. Il punto di partenza dello scenario è la casa nel Mugello di Salvatore Indovino, di professione mago e cartomante. Durante le indagini sui compagni di merenda, mi riferisco sia al Vanni, Lotti, lo stesso Pacciani, erano venuti fuori dei riferimenti a questo mondo esoterico, in particolare la frequentazione di questi personaggi di un'abitazione che si trovava nei pressi del luogo dell'ultimo delitto, abitata da una persona che si qualificava mago, esperto di magia, e nella cui abitazione, stando alle testimonianze raccolte, avvenivano certi riti, ecco, soprattutto il sabato notte. Ecco, questo è stato questo mondo è stato qualcosa che, devo dire, ci ha fatto riflettere e ci ha fatto anche riconsiderare alcuni aspetti della vicenda Mostro di Firenze, cioè la ritualità dei delitti del Mostro di Firenze, cioè le stesse armi, la pistola e il coltello, quel tipo particolare di asportazioni, le notti in cui venivano eseguiti i delitti. Ma c'è di più. Nella sua confessione fiume, il compagno di merende Giancarlo Lotti raccontava un particolare che faceva diretto riferimento ad un possibile mandante. E nella sentenza di condanna a carico di Vanni e di Lotti, ricordiamo in concorso con Pietro Pacciani, il presidente della Corte d'Assise, dottor Lombardi, evidenziò la necessità di continuare nelle indagini per verificare la possibile compartecipazione di un mandante di questi delitti. Il presidente Lombardi evidenziava alcuni fatti, le dichiarazioni di Lotti, quando aveva fatto riferimento alla figura di un dottore interessato a questi delitti. E poi, perché Lotti diceva, un dottore che pagava Pacciani per avere le parti scisse dal corpo femminile. E citava il presidente Lombardi tutta la disponibilità economica, patrimoniale, del Pacciani, guarda caso proprio in quegli anni dei delitti, questo patrimonio del Pacciani, che venne quantificato raffrontandolo al potere di acquisto dell'epoca in rapporto a quello del processo 1997 a ben 900 milioni di lire.
Gli inquirenti ipotizzano la presenza di un medico collegato ai compagni di merende dalla comune frequentazione e festini orgiastici organizzati dal mago Indovino. Un medico che, forse a fini di ritualità satanista, paga a Pacciani e soci i feticci delle donne massacrate. Un medico che alcuni pensano di riconoscere nel dottor Francesco Narducci, rampollo di un'ottima famiglia di Perugia. Narducci però è un sospettato che non si può difendere. Narducci è stato ripescato annegato nel lago Trasimeno nel 1985, un mese dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze. Una strana morte, quella del medico perugino, tanto strana da spingere il giudice Giuliano Mignini della Procura di Perugia ad aprire un'indagine nel 2001. Mignini è convinto che il medico sia stato ucciso. Quella indagine sulla morte di questo medico, riaperta nel 2001, era ritenuta in qualche modo collegata alla vicenda mostro di Firenze. Quindi da una certa data in avanti avevo iniziato a collaborare anche con Perugia. Le due procure erano collegate, poi entrarono anche loro in urto, entrarono in conflitto, ed io come ufficiale di polizia giudiziaria mi trovai nel mezzo di questo conflitto. L'inchiesta sul presunto omicidio del dottor Francesco Narducci è stata archiviata il 7 giugno 2009. Il clima ormai appare irrimediabilmente avvelenato. Un commissario come Giuttari, che per due volte viene sollevato dalle indagini ed è indagato per abuso d'ufficio insieme al pubblico ministero di Perugia, Giuliano Mignini. Persone che entrano nella vicenda come mandanti e ne escono completamente assolte. A Firenze il dottor Canessa, ormai è rimasto lui e non più come il dottor Vigna, prosegue l'indagine sui mandanti e crede di individuare in quel dottore che Lotti indicava l'ex farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, che non viene mai arrestato ma viene accusato di essere il mandante dei delitti del mostro. Ripeto, secondo me senza alcuna prova, tanto che il suo avvocato chiede il rito abbreviato, una scelta molto audace e coraggiosa, e il dottor Calamandrei viene assolto con la formula piena proprio. Il fango ormai schizza chiunque si sia mai accostato alla vicenda. Da tempo ero intercettato, non lo sapevo, ascoltato, quindi loro sapevano tutto quello che avremmo scritto. Ricevetti alle 6 del mattino, come d'abitudine, una prima perquisizione nel novembre del 2004, un'altra perquisizione nel gennaio del 2005, finché una mattina fui convocato. Io credevo che fosse un'ennesima rottura di scatole, una semplice convocazione, e invece fui arrestato con l'accusa che, siccome io volevo portare di nuovo l'interesse sulla pista sarda, cercavo di depistare. Questo è il mio numero di cella, dove sono stato per 23 giorni a Perugia. Fui arrestato il 7 aprile del 2006, fui portato a Perugia per i primi 5 giorni in uno stato praticamente di isolamento, senza poter vedere nessuno, neanche gli avvocati, e poi fui prosciolto, addirittura il mio arresto definito illegale dal Tribunale del riesame. Ecco, io avrei agito forse diversamente, però quello che è stato fatto, ecco, non è stata una persecuzione contro chi svolgeva quel tipo di attività, ma è stato fatto sulla base del materiale che era stato raccolto e che era inequivocabilmente diretto ad un depistaggio. Su questa vicenda c'è questa persona che mi ha nominato. Non è che è stato scarcerato, ma è ancora imputato. È una delle 22 persone oggetto del procedimento penale che attualmente è davanti al giudice per le indagini preliminari di Perugia. Era accaduto che io e Calamandrei eravamo amici in gioventù, ai tempi dell'università, poi ci eravamo persi di vista. Sulla base di queste cose e di altre, non so quali, il dottor Mignini, il pubblico ministero di Perugia, individua me, a suo parere, come mandante, assieme a Calamandrei, dell'omicidio del dottor Narducci a Perugia. Lui stesso poi chiederà l'archiviazione di questa accusa,
ma mi ha indicato, e il processo è tuttora in corso pendente, come uno che, di quelli, 22 persone, tra cui il comandante dei carabinieri di Perugia, l'ex questore, il comandante dei vigili del fuoco e quant'altri, avrebbero organizzato uno scambio di cadaveri, insomma, per non far scoprire che era stato assassinato. Sono passati più di 40 anni dalla prima volta in cui il mostro di Firenze ha colpito. Bacciani è morto, Bagni è morto, Lotti è morto. Piero Luigi Vigna, dopo aver diretto l'antimafia italiana, oggi è in pensione e collabora come consulente per la sicurezza al Comune di Firenze. Silvia Della Monica è una senatrice della Repubblica. Il commissario Giuttari è un romanziere venduto in tutto il mondo. Mario Spezzi ha scritto un libro diventato bestseller negli Stati Uniti. Il mostro di Firenze ha cambiato le loro vite. Anche Renzo Runtini, il padre di una delle vittime, non c'è più. Dopo aver dilapidato un patrimonio per cercare disperatamente la verità, Runtini è morto sul marciapiede davanti alla questura di Firenze. Stava andando a ritirare l'assegno che ogni mese gli veniva elargito dal sindacato di polizia per pagare l'affitto e fare la spesa. Di Antonio e Barbara, di Stefania e Pasquale, di Carmela e Giovanni, di Susanna e Stefano, di Antonella e Paolo, Horst e Rusch, Pia e Claudio. E Nadine e Jean-Michel resta solo un ricordo e 16 croci che aspettano ancora un perché.